Ciao! Il video di oggi è il mio primo video Face of the Day, ovvero vi faccio vedere come mi sono truccata e che prodotti ho utilizzato per realizzare questo make-up. Partiamo subito dalla base viso, ci sono andata abbastanza leggera. Ho coperto le discromie con il Forget It di Essence, ovvero il concealer 3 in 1. Con il rosa vado sempre a coprire le occhiaie, con l'azzurro copro i rossori, quindi qui attorno al naso, che mi si formano in continuazione. E se ci sono dei brufoletti, difficile un po' sulla mia pelle perché è abbastanza normale, però se ci sono dei rossori dovuti ad altro li vado a correggere con il colore azzurrino. E infine con il marrone vado a correggere le discromie, quelle colorazioni proprio brutte della pelle che nel mio caso vengono per l'espressione, soprattutto qui attorno alla bocca oppure qua sulla fronte, per come corrugo ogni tanto. Come corrugo un po' la fronte, avvicino le sopracciglia e quindi questo è uno dei prodotti che in assoluto utilizzo di più e che stra adoro. È davvero un prodotto ottimo. Lo faccio vedere da vicino così potete anche rendervi conto dell'utilizzo che ne faccio. È davvero impressionante. Chiaramente quello che uso più di tutti è il rosa perché ci vado a coprire le occhiaie, mentre non sempre vado a coprire quelle che sono le discromie. Per la base sono andata ad utilizzare un prodotto di Madina che è questo fondotinta qua molto cremoso, l'Absolutely Ageless Foundation. Sapete che non è il mio preferito, infatti l'ho messo nei prodotti che mi farei rubare, però come sapete io amo terminare tutte le cose che compro, quindi mi sto impegnando affinché questo fondotinta finisca. Se vi può interessare, il colore è 803 Cream. Sono andata a stenderlo con molta 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 pazienza perché come sapete è un po' difficile da lavorare come prodotto. E infine ho messo la mia amatissima cipria di Elf, questa la adoro, infatti come vedete è quasi finita, ha anche il suo piumino che io ho tolto per non farlo cadere. E questa è nella colorazione rosy beige, il colore perfetto per la mia pelle ed è della linea base di Elf, coi prodotti da 1,70 euro. Questa la adoro e mi trovo benissimo, infatti la vorrei riacquistare. Con questa sono andata ad opacizzare bene tutto il viso, dopodiché ho messo il blush, l'ho messo ancora prima di fare gli occhi perché stranamente ero curiosa di sapere se questo blush valeva ancora la pena tenerlo in considerazione o andasse assolutamente tra i bocciati. Ed è un blush di Catrice della collezione Neo Geisha, eccolo qua. Vi avevo presentato la collezione Neo Geisha perché era una novità assoluta e perché comunque mi piacevano moltissimo i prodotti, però ricordo che di questo colore non avevo parlato tanto bene. Questo era lo 01 Discreet Artist. Invece, come potete vedere, l'ho dovuto rivalutare perché sono andata a metterlo sulle guance e mi ha dato questa bella colorazione rosata di guancia sana, non eccessivamente pigmentata, quindi comunque un colore non invadente, però l'ho dovuto rivalutare perché, contrariamente a quello che vi avevo detto all'inizio, questo colore scrive. È molto leggero, però comunque scrive, quindi lo rivaluto e lo rimetto tra i prodotti che comunque continuerò ad utilizzare perché è una bella colorazione. Soprattutto adesso per la primavera, secondo me, si può utilizzare tranquillamente. Per gli occhi, che oggi mi piacciono particolarmente, vi faccio uno zoom così potete vedere anche voi. Per gli occhi sono andata ad utilizzare un prodotto un po' vecchiotto di pupa, ovvero questo ombretto qua, che è della collezione Golden Casino e questo è colore 03. Questi ombretti potevano essere utilizzati sia asciutti che bagnati e io in questo caso l'ho utilizzato bagnato per dare questa colorazione intensa e questo luccichio che mi piace davvero in modo particolare. Come vedete, appunto, l'ho messo su tutta la palpebra e poi all'angolo dell'occhio. Mentre per andare a fare questa sfumatura nera ho utilizzato il nero assoluto della Sleek che ho preso da questa palette. Questa palette qua, come sapete, è la Au Naturel, ve ne parlo tantissimo. Questo è il nero che, se vi ricordate, purtroppo avevo trovato rotto e quindi ho dovuto ricompattare. Però comunque non ci sono stati problemi, il nero scrive benissimo e ci sono andata a fare questa sfumatura molto 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 leggera con un pennellino da sfumatura sempre di Elf. Sono andata proprio a picchiettare e a creare
la sfumatura un po' allungata, che mi piace davvero tanto. Sempre per quanto riguarda gli occhi, la linea che sembra la linea di eyeliner, ma che in realtà è stata fatta con la matita, e anche la linea sotto la rima inferiore e all'interno dell'occhio, è stata realizzata con questa matita di Clinique. Questa è una matita ottima e non è la prima volta che vi parlo di questa matita. È micro glitterata, ma la cosa bella di questa matita qua, torno in versione full size, così magari vi sembra di parlare con qualcuno e non con i miei occhi. Questa matita qua la adoro, come vi dico sempre, è una matita di Clinique, ed è una matita micro glitterata che, nonostante io porti le lenti a contatto, va comunque benissimo per il mio occhio, non mi crea nessun problema e glitter assolutamente non si sentono. Come vedete, la uso tanto, infatti a poco si sta rimpicciolendo. Poi, sempre per quanto riguarda gli occhi, l'ultimo prodotto che sono andata ad utilizzare è questo mascara qua di Yves Rocher. Questo è un mascara che ho avuto in regalo per un ordine che avevo fatto, comunque per un qualcosa che avevo fatto all'interno del negozio, ora sinceramente non ricordo, che di base costa intorno ai 17,90 euro, quindi neanche poco per un mascara. Però devo dire che ne vale davvero la pena perché è un ottimo, ottimo mascara. A me piaceva così tanto che all'interno ho voluto mettere anche le fibre sintetiche di Essence per dare più volume alle mie ciglia. E assolutamente sono soddisfattissima di questo prodotto e lo uso davvero molto 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 spesso. Per dire che è stato un regalo davvero molto gradito. Se vi può interessare, questo è il mascara volume, c'è scritto in tutte le lingue tranne in italiano, quindi Lash Plumping Mascara, mascara volumizzante, colorazione 01 Noir. Consigliato, se vi fa piacere provarlo, è senza dubbio un ottimo acquisto. E infine, per quanto riguarda le labbra, ve le faccio vedere nel dettaglio. Queste belle labbra così fucsia le ho ottenute utilizzando un rossetto di Elf, che è questo qua, colorazione Gypsy. Ve lo faccio vedere anche da vicino. Eccolo qua. Questo è un rossetto che adoro. Ogni volta che me lo vedete, io ricordavo una volta Maria mi avesse chiesto cosa fosse quel bellissimo rossetto che avevo sulle labbra ed è effettivamente questo colore di Elf. Come sapete, tutti i prodotti base di Elf costano 1,70 euro, quindi secondo me ne vale assolutamente la pena. Questo inoltre è anche molto cremoso e non secca le labbra ed è uno dei miei preferiti in assoluto perché è davvero bellissimo. Su questo rossetto ho messo poi un gloss, che è questo gloss di Mua, che già mi avete visto, lo Sheer Finish Lip Gloss. La colorazione è Too Much Fun, che è davvero perfetta per questo rossetto. Il finish, il risultato finale, secondo me, è davvero bellissimo, molto lucente e anche abbastanza duraturo. Quindi questa è la faccia del giorno, io spero vi sia piaciuta, se avete delle domande vi prego di lasciarmele scritte giù in basso, sempre nei commenti che mi fa piacere leggerle e rispondere, se avete delle richieste lasciate sempre giù in basso le vostre richieste, per qualunque cosa sapete che sono sempre disponibile e rispondo sempre a tutti quanti, anzi come sapete YouTube ogni tanto mi blocca i commenti, quindi vado di proposito a rileggermeli tutti quanti perché voglio comunque che tutte abbiate una risposta. Nel caso in cui sia necessaria. E quindi niente, io vi ringrazio per aver guardato il video, spero non vi abbia annoiato. Se vi fa piacere vedere questa tipologia di video, lasciatemelo scritto sempre giù in basso. Io vi mando un grosso bacio e al prossimo video. Lo smalto che indosso è questo smaltino qua di Kiko, bellissimo, colorazione 340.